è una cosa indecente quella di rimandare la sera per la mattina l'apertura di una stazione sciistica, proprio non hanno idea di quello che vuol dire aprire una stazione sciistica. Sono giorni e giorni di preparazione che noi abbiamo dovuto comprimere chiaramente nell'ultima settimana, perché anche la notizia della riapertura era stata data una settimana fa, la certezza, quindi abbiamo dovuto non solo affrontare tutte le spese per riaprire, ma queste spese sono state aumentate dal fatto che abbiamo dovuto chiamare più personale per fare tutto il lavoro in poco tempo, e alla sera per la mattina hanno deciso di chiudere tutto. Quindi oltre le spese che abbiamo avuto per riaprire, abbiamo anche il danno chiaramente che non si può fare niente fino al 5 di marzo, e quindi la stagione praticamente negli Appennini a marzo è conclusa. Il danno economico sono decine e decine di migliaia di euro se si considera tutta la stagione. Se parliamo solo del danno invece dell'ultima settimana, che ci hanno detto di riaprire, di prepararci, e poi così non è stato, stiamo parlando comunque di decine di migliaia di euro, perché per preparare le piste, per preparare, noi abbiamo anche il Kinderland per i bambini, il rifugio e tutta la macchina che si mette in moto, potete capire da soli quante spese ci sono per preparare una cosa del genere. Chi prende determinate decisioni dovrebbe anche conoscere meglio il settore e il lavoro che c'è dietro un impianto sciistico, perché non è che è come accendere un autobus pronti via. Qui purtroppo ci sono giorni e giorni di lavoro, prima di mantenimento e poi quelli che poi l'attività viva. Ma la scelta di chiusura sicuramente porta ancora più difficoltà a chi già lo era, questo settore soprattutto, perché quest'anno non ha lavorato per niente, perché comunque si spendono dei soldi per preparare le piste, per preparare l'impianto, e quindi questa decisione così all'ultimo non si può comunicare la domenica per il lunedì. Bloccare la situazione degli impianti non porta solo direttamente problema a chi ha l'impianto, perché comunque ristoratori vicini, bar, qualsiasi attività comunque fa delle scorte diverse rispetto una domenica normale senza un weekend normale senza sciatori.